Unità 24. Conversazione. Ascoltate. Maria riporta buoni voti a scuola, vero? No, i suoi voti non sono soddisfacenti. Che ne pensa la sua insegnante? Dice che non studia abbastanza. E lo pensi anche tu? No, io sono certa che fa ogni sforzo. Crede di poter essere promossa in terza l'anno venturo. Lei è convinta di potercela fare. Rispondete e ripetete. 9. Maria riporta buoni voti a scuola, vero? 10. No, i suoi voti non sono soddisfacenti. 11. Che ne pensa la sua insegnante? 12. Dice che non studia abbastanza. 13. E lo pensi anche tu? 14. No, io sono certa che fa ogni sforzo. 15. Crede di poter essere promossa in terza l'anno venturo? 16. Lei è convinta di potercela fare. Ascoltate. Maria ha riportato buoni voti a scuola. No, i suoi voti non sono stati soddisfacenti. Che ne pensava la sua insegnante? Diceva che non studiava abbastanza. E lo pensavi anche tu? No, io ero certa che faceva ogni sforzo. Credeva di poter essere promossa in terza? Sì, lei era convinta di potercela fare. Ripetete. 17. Maria ha riportato buoni voti a scuola? 18. No, i suoi voti non sono stati soddisfacenti. 19. Che ne pensava la sua insegnante? 20. Diceva che non studiava abbastanza. 21. E lo pensavi anche tu? 22. No, io ero certa che faceva ogni sforzo. 23. Credeva di poter essere promossa in terza? 24. Sì, lei era convinta di potercela fare. Rispondete e ripetete. 25. Maria ha riportato buoni voti a scuola? 26. No, i suoi voti non sono stati soddisfacenti. 27. Che ne pensava la sua insegnante? 28. Diceva che non studiava abbastanza. 29. E lo pensavi anche tu? 30. No, io ero certa che faceva ogni sforzo. 31. Credeva di poter essere promossa in terza? 32. Sì, lei era convinta di potercela fare. Ascoltate. Quanti ne abbiamo oggi? Oggi è il 24 ottobre. Che cosa fa Anna mentre suo fratello ascolta un disco? Mentre suo fratello ascolta un disco, Anna sta giocando con la bambola. Che cosa fa la signora Colombo mentre i suoi figli sono a scuola? Mentre i suoi figli sono a scuola, la signora Colombo va a fare acquisti. Che cosa fa il signor Martini mentre guarda la televisione? Mentre guarda la televisione, il signor Martini fuma la pipa. Rispondete e ripetete. 41. Quanti ne abbiamo oggi? 42. Oggi è il 24 ottobre. 43. Che cosa fa Anna mentre suo fratello ascolta un disco? 44. Mentre suo fratello ascolta un disco, Anna sta giocando con la bambola. Quarantacinque. Che cosa fa la signora Colombo mentre i suoi figli sono a scuola? Mentre i suoi figli sono a scuola, la signora Colombo va a fare acquisti. 47. Che cosa fa il signor Martini mentre guarda la televisione? Mentre guarda la televisione, il signor Martini fuma la pipa.
Ascoltate. Quanti ne avevamo ieri? Ieri era il 24 ottobre. Che cosa faceva Anna mentre suo fratello ascoltava un disco? Mentre suo fratello ascoltava un disco, Anna giocava con la bambola. Che cosa faceva la signora Colombo mentre i suoi figli erano a scuola? Mentre i suoi figli erano a scuola, la signora Colombo andava a fare acquisti. Che cosa faceva il signor Martini mentre guardava la televisione? Mentre guardava la televisione, il signor Martini fumava la pipa. Ripetete. 49. Quanti ne avevamo ieri? 50. Ieri era il 24 ottobre. 51. Che cosa faceva Anna mentre suo fratello ascoltava un disco? 52. Mentre suo fratello ascoltava un disco, Anna giocava con la bambola. 53. Che cosa faceva la signora Colombo mentre i suoi figli erano a scuola? Mentre i suoi figli erano a scuola, la signora Colombo andava a fare acquisti. 55. Che cosa faceva il signor Martini mentre guardava la televisione? 56. Mentre guardava la televisione, il signor Martini fumava la pipa. Rispondete e ripetete. 57. Quanti ne avevamo ieri? 58. Ieri era il 24 ottobre. 59. Che cosa faceva Anna mentre suo fratello ascoltava un disco? 60. Mentre suo fratello ascoltava un disco, Anna giocava con la bambola. 61. Che cosa faceva la signora Colombo mentre i suoi figli erano a scuola? 62. Mentre i suoi figli erano a scuola, la signora Colombo andava a fare acquisti. 63. Che cosa faceva il signor Martini mentre guardava la televisione? 64. Mentre guardava la televisione, il signor Martini fumava la pipa. Ascoltate, è da molto tempo che non andiamo al Sestriere. Ricordo che ci andavamo ogni anno a Natale. Alloggiavamo sempre all'albergo Monte Rosa. Sciavamo. Sciavano anche i bambini. E rientravamo felici delle vacanze. Ascoltate. Da quando non andate al Sestriere? È da molto tempo che non andiamo al Sestriere. In che periodo andavate al Sestriere? Ricordo che ci andavamo ogni anno a Natale. In che albergo alloggiavate? Alloggiavamo sempre all'albergo Monte Rosa. Sciavate? Sì, sciavamo. Anche i bambini sciavano? Sì, sciavano anche i bambini. Rientravate contenti? Sì, rientravamo felici delle vacanze. Ripetete. 71. Da quando non andate al Sestriere? 72. È da molto tempo che non andiamo al Sestriere. 73. In che periodo andavate al Sestriere? 74. Ricordo che ci andavamo ogni anno a Natale. 75. In che albergo alloggiavate? 76. Alloggiavamo sempre all'albergo Monte Rosa. 77. Sciavate? 78. Sì, sciavamo. 79. Anche i bambini sciavano. 80. Sì, sciavano anche i bambini. 81. Rientravate contenti? 82. Sì, rientravamo felici delle vacanze. Rispondete e ripetete. 83. Da quando non andate al Sestriere? 84.
È da molto tempo che non andiamo al Sestriere. 85. In che periodo andavate al Sestriere? 86. Ricordo che ci andavamo ogni anno a Natale. 87. In che albergo alloggiavate? 88. Alloggiavamo sempre all'albergo Monte Rosa. 89. Sciavate? 90. Sì, sciavamo. 91. Anche i bambini sciavano? 92. Sì, sciavano anche i bambini. 93. Rientravate contenti? 94. Sì, rientravamo felici delle vacanze. Ascoltate, ieri ti ho telefonato. Non eri in casa? No, ero all'università. Che cosa facevi? Avevo una lezione di fisica. Che cosa desideravi da me? Volevo chiederti se potevi prestarmi gli appunti di chimica. Ripetete. 95. Ieri ti ho telefonato. Non eri in casa? 96. No, ero all'università. 97. Che cosa facevi? 98. Avevo una lezione di fisica. 99. Che cosa desideravi da me? 100. Volevo chiederti se potevi prestarmi gli appunti di chimica. Rispondete e ripetete. 101. Ieri ti ho telefonato. Non eri in casa? 102. No, ero all'università. 103. Che cosa facevi? 104. Avevo una lezione di fisica. 105. Che cosa desideravi da me? 106. Volevo chiederti se potevi prestarmi gli appunti di chimica. Unità 24. Dal vivo. Ascoltate. Ti sembra questa l'ora di tornare a casa? Ma non è poi così tardi, è appena mezzanotte. Tutti i miei amici possono tornare a casa dopo mezzanotte. Non mi importa un fico dei tuoi amici, qui comando io. Ai miei tempi non si usciva mai dopo cena. Dunque non lamentarti e che sia l'ultima volta. Ripetete. Ti sembra questa l'ora di tornare a casa? Ma non è poi così tardi, è appena mezzanotte. Tutti i miei amici possono tornare a casa dopo mezzanotte. Non mi importa un fico dei tuoi amici. Qui comando io. Ai miei tempi non si usciva mai dopo cena. Dunque non lamentarti e che sia l'ultima volta. Lei ha assistito all'investimento? Sì, stavo sulla porta del mio negozio quando è accaduto. Mi dica dunque com'è stato. I bambini stavano uscendo dalla scuola. Il ragazzo ha attraversato la strada mentre il semaforo era verde per le macchine. La panda andava veloce e il conducente non ha avuto il tempo di frenare. Ripetete. Lei ha assistito all'investimento? Sì, stavo sulla porta del mio negozio quando è accaduto. Mi dica dunque com'è stato. I bambini stavano uscendo dalla scuola. Il ragazzo ha attraversato la strada mentre il semaforo era verde per le macchine. La panda andava veloce e il conducente non ha avuto il tempo di frenare.